Buongiorno ragazzi, DP414 Factory, Polo in Jersey, nome Always. È una Polo che noi definiamo basica, nel senso che è una Polo da tutti i giorni. Cioè, abbiamo voluto cercare il giusto compromesso tra funzionalità e bassa visibilità, diciamo, intesa come richiamo, va bene? Manteniamo comunque, per quanto riguarda l'aspetto costruttivo, sempre il nostro classico disegno di richiamo sulla spalla, nella quale in particolare sulla spalla sinistra andremo a trovare l'alloggio sia per una penna, va bene, classica, una classica penna, va bene, che per un pennarello, quindi c'è un qualcosa che è notevolmente più grande. Quindi sostanzialmente, se noi andiamo a vedere il taschino, va bene, il taschino è costituito da due asole interne, ma di cui una più piccola e una più grande come capacità. Andiamo a vedere quello che è il colletto. Il colletto della Polo è costituito da un tessuto smacchinato, dove nella parte posteriore, quindi quella ad alto sfregamento, si viene a creare un effetto a rete, d'accordo? Quindi se possiamo vedere esattamente la rete. Ok, quindi con delle maglie molto più larghe che permettono e garantiscono un'alta traspirabilità. La parte frontale del colletto, quindi quella che normalmente tende ad arricciarsi, in realtà è stata rinforzata con l'inserimento di alcune barrette di plastica morbida, evitando così l'accidentale arricciamento del colletto. Questo sempre per mantenere un aspetto formale della Polo. La chiusura è costituita da tre bottoni fissati tramite un nastro loggato. Questa è stata una scelta legata soprattutto all'esigenza di non avere, quindi contrastare quel problema dello sfilacciamento, quindi della perdita del bottone in seguito a un'usura del filo stesso. A termine dell'asola di chiusura, quindi dei nostri bottoni, troviamo una comoda asola, appunto, che in questo caso può essere usata per l'inserimento degli occhiali o magari di altri oggetti che possiamo utilizzare o che utilizzeremo nella giornata in cui presteremo servizio in poligono o ovunque voi siate. Il fianco della Polo mantiene sempre il solito disegno dei nostri coprispalla, anche se questa è una Polo, mentre la parte finale, dove viene riportato un logo a bassa visibilità, quindi sostanzialmente non qualcosa di eccessivamente grande, abbiamo poi il bordo sfasato, quindi avremo la parte posteriore che sarà un centimetro più lunga con due spacchetti laterali. Questo è per quanto riguarda la nostra Polo Always, completamente in Jersey, una Polo da tutti i giorni.